particolare Auriti è un uomo che ha fatto una battaglia, non so di quanto valore, per riportare la proprietà della moneta al popolo, ed è anche questa un'immensa sciocchezza. La moneta non può essere del popolo, perché nel momento in cui la moneta è del popolo smette di esistere lo Stato. Perché se tu non hai uno Stato che ti tassa e che è proprietario della moneta e che ti costringe a lavorare per quella moneta, non esiste più la coesione pubblica, non ci sono più le strutture pubbliche, nessuno lavora più per lo Stato, perché un uomo come Benetton può dire: adesso emetto la mia moneta e pago i miei lavoratori con la mia moneta, faccio il mio Stato, si ritorna ai feudi. Non c'è più proprio la coesione statale. Cioè, vi faccio un esempio che per spiegare questa cosa che è molto simpatico. Non è mio, è uno degli economisti con cui ho lavorato, l'ho sentito fare una conferenza a un teach-in a Washington, ma simpaticissimo, per spiegare perché la moneta non può essere delle persone, deve per forza essere dello Stato. Allora lui dice questa cosa, è simpatica, no? Si mette in piedi, prende dei pezzi di carta, fa conto delle carte da gioco e dice: questi qui sono dei baccarù, si chiamano baccarù, ok? Adesso siamo qua dentro, in questa stanza, no? Noi siamo il popolo, cioè voi siete il popolo. Qui ci sono dei baccarù. Chi è che vuole fare 2 ore di lavoro per me? Lavarmi la macchina che ho qua giù, portarmi i vestiti in sartoria, eccetera, per guadagnare questi. Chi lo vuole fare qua dentro? Sono le 11:15, state qua fino all'1:15. Chi è che vuole lavorare per questi? Nessuno. Nessuno. Chi è che dice: beh, io sto qua 2 ore a lavorare per te e guadagno il baccarù, cosa me ne faccio del baccarù? Ok? Bene. Stessa domanda, di nuovo. Questi sono i baccarù. Ok? Chi vuole guadagnare questi baccarù deve lavorare fino all'1:15 di stanotte per me. Alla porta c'è un signore col mitra. Chi non guadagna 10 di questi baccarù non esce da qua. Il signore col mitra è l'esattore delle tasse. Tutti lavorate per me, tutti, per forza. Perché sennò da qua non uscite. Non tornate a casa dei vostri genitori, dei vostri figli, dei vostri genitori, delle vostre cose, non andate a lavorare domani, eccetera. Ok? L'uomo alla porta col mitra è l'esattore delle tasse. Questa è esattamente la funzione della moneta. Spiegato con questo esempio che è carinissimo. Lo Stato deve essere il proprietario della moneta e deve imporre un peccato originale ai cittadini, che è il pagamento delle tasse. Altrimenti i cittadini guardano le monete dello Stato e dicono: e che cosa me ne frega, me dico la moneta? Io vado per conto mio, vado fuori da qua e lavoro per un'altra moneta, faccio un'altra cosa, faccio scambi, io produco arance, mi compro le scarpe in quel modo lì, quell'altro fa l'insegnante, si compra la bistecca facendo lezione privata, eccetera. E questo è il motivo molto, molto semplicemente spiegato per cui è sciocco ed è non capire il funzionamento della moneta moderna quando si parla di moneta di proprietà del popolo. Non può essere proprietà del popolo, se no smette di esserci lo Stato. Se poi siamo contenti che non esista lo Stato, se siamo contenti che non ci sia una struttura pubblica, se siamo contenti di fare come chi ha citato prima Ron Paul, i libertari americani che vorrebbero che ogni villetta in America fosse uno Stato con la bandierina piantata sopra e ognuno fa i cazzi suoi, ognuno per sé, allora è una scelta di filosofia politica. Per me è una cosa così orrenda. Io voglio che ci sia una struttura pubblica che mi tutela, poi ognuno scelga.